Quando che dovevamo arrivare a Trieste per andare a casa, ma purtroppo ci chiusero la strada e ci mandarono a Pola. Vola con una trappola. Dentro il campo sportivo. E di lì ci tolsero tutte le armi, ci disarmarono. Siamo 2 giorni lì, poi si misero in una nave. Ma dove andiamo a finire? Si parlava noi. Caricavano come le bestie. Era pronto il vagone di andare dentro al treno, dentro i vagoni. Il numero mi sembrava molto grande, ogni vagone mi sembrava che fosse 60, 45, 55, 60. Col treno siamo stati 15 giorni in treno e siamo arrivati ai confini della Lituania. A me mi misero a lavorare di notte dalle 9 e le 9 del mattino. Mangiare non si parlava mai. Quando ci davano qualcosa non si mangiava nemmeno qualcosa. Quante botte ho preso perché portavo via il pane degli operai che erano lì. Insomma, me ne davano tante che non lo so quante ne ho preso. Comunque, me la sono cavata, ma quella che mi volevano attaccare su a Pola perché cercai di scappare. A Pola, sì, cercai di scappare 3 volte dal cerchio che mi avevano fatto. Lì, l'ultima volta, dalla terza volta, mi volevano attaccare su con la corda. Sopra un binerale. I tedeschi? E i fascisti. Perché a me mi hanno fermato i fascisti perché scappavo con la moto. Scappavo, ma non ci sono riuscito. Dai per andare a Trieste, ma non ci sono riuscito ad andarci. Delle strade chiuse. Io ho cercato di scappare. Arrivavo a Trieste. Cercavo dei panni borghesi regalando la moto come ho dovuto fare, che l'ho regalata a un uomo di Pola che quasi non lo voleva. Prendere giù con la paga. La moto che è nuova, avevo una moto lusso, 500 balle, che era un gioiello. Prendere giù, portala via che questi qui me la vogliono togliere. Vogliamo dato lui a questo borghese. Ho dovuto cedere, andare con tutti gli altri. Sembra che il 20 di gennaio arrivarono i russi del 44. Arrivarono i russi. Poi noi un po' delusi. Avevamo un po' di paura. Allora, quando mangiamo, eravamo rimasti una ventina, adesso dove andiamo? Arrivano i russi, vanno. Voi altri lo sappiamo che siete qui. Allora, andate che non mangiate. Là erano 8 giorni, perché sotto il fronte russo e il fronte tedesco noi eravamo in mezzo. Nessuno ci dava più niente da mangiare, come si doveva fare a vivere, andare a rubare, stava rubando da tutte le parti, ma erano botte ancora. Poi arrivò il capitano dei russi e dice: tre soldati vengono con me che li portiamo il mangiare. Porca gente. Noi non volevamo, volevamo un po' di timore. E voi come siamo messi con i russi che abbiamo combattuto contro di loro, cosa gli danno da mangiare adesso? Daremo delle botte anche loro.
Non è vero. Siamo andati più tardi qui. Perché ci hanno liberato loro. Noi dovevamo andare con loro, con madre. Quanto hanno voluto. Siete militari italiani. Noi andiamo da mangiare, però al fronte facciamo da soli. E così andiamo qua, a 5 mesi, 6 mesi. Non ricordo la data precisa, comunque siamo andati da mangiare loro. Abbiamo vissuto. Quando mi avevano messo, lui con i cavalli a portare e mangiare per tutti. Meno male. Però, poi ho incominciato a rifarmi un po' più di coraggio. Insomma, sono arrivato fino a novembre del 45, diciamo. E di lui mi mandarono a casa, tutti quanti. Mi mandarono in casa, ma mi fermarono gli americani o gli inglesi. Voilà. Non ricordo la stazione, il posto dove eravamo. Poi lo controllarono. Poi ho detto, mandiamo a casa noi gli italiani. Perché ci confermavano i dolci col treno. Quindi hanno mandato alla casa da lui. Poi abbiamo arrivato in Brennero. Quindi in Brennero, vicino alla Valle, mi caricarono sui camion. Da Brennero siamo portati in un cittadino vicino a Verona. Mi diedero lui qualcosa da mangiare e 4.000 lire noi quando ci hanno dato 4.000 lire abbiamo diventato ricchi. Non volevano niente. Poi c'è da fare un bambino e ci dice non comprate un fiasco di vino. Come? Poi ora non ci comprava. Mi sono dato di quei cani e mi ha portato a Bologna. Da Bologna ci hanno chiuso anche là dentro. Erano dei soldati. Non devo fare, neanche loro. Dovete andare a casa. Vai a casa. Eravamo 4 o 5. Uno di Cesenatico, uno di Canocetto e io. L'ultimo cane di Cesenatico. Insomma, ci siamo ridotti a casa, ma eravamo, non voglio dire, sfiniti. Ormai non ne potevamo più. Arrivò a casa il giorno dei defunti, dei morti. E lì, quando incontrai una persona che mi conosceva, perché gli fermammo a Cesena, il treno, eravamo con il treno da Bologna a Cesena. Ho visto questa persona, anche chi è? Sono di Cesentini, così così. Ma quando adesso vado a visitare tuo babbo, e andò a chiamare mio babbo, era là che faceva la foglia su un morto, è caduto per terra. Sentendo che, tornando a casa anch'io, gli altri tre fratelli erano già arrivati perché anche loro erano in guerra. E io non sapevo mai niente, non avevo più notizie da anni. Insomma, arrivai a casa, mi se potete capire la voce. La insomma,
La mia voce non ormai non potevo parlare più perché ero contento di essere arrivato a casa. Ma però per me è stata dura. Dura su tutti i rapporti. Gli anni sono tanti. Almeno spero che voi altri giovani lo pensate molto meglio di me. Vi auguro, giovani, sedete duro. Allora non fate la guerra. La guerra non rende. Fa morire. Ma vi dico, noi la patria l'abbiamo sempre rispettata. Voi, a me, cosa avete fatto? Ormai non avete fatto niente, perché non mi avete mai dato un soldo di dire questo. La merito. Ho ancora un grado di meritare qualcosa. Ma vedo che nessuno vuole muoversi, o hanno paura di prendere troppo.